Sicilia e Corea del Sud si incontrano a Noto grazie a un comune denominatore, il vino. Dopo la partecipazione al trentennale dell'Associazione Città del Vino, la delegazione della città di Yangcheon ha programmato una conoscenza del territorio siciliano partendo proprio dalla capitale del barocco. Il sindaco Corrado Bonfanti ha accolto gli ospiti stranieri a Palazzo Ducezio, insieme con gli assessori al turismo Giusy Solerte e alla cultura Sabina Pangallo. Abbiamo aperto una strada verso collaborazione economica, culturale e in futuro. Il vino potrebbe aiutare i nostri agricoltori di città di Yangcheon per aumentare il reddito annuale. E quindi il con vino, non solo da vino, ma può creare una sinergia enoturismo e poi anche potrebbe produrre qualche cibo agroalimentare che basando i vini. 2배, 3배 높이는 방법이라고 생각을 합니다. La delegazione coreana ha visitato i monumenti più importanti di Noto. Abbiamo tante qualità, abbiamo produzione di eccellenza, abbiamo una realtà territoriale stupenda. Avviare relazioni significa mettersi in contatto, conoscersi. Per cui il paese che noi ospitiamo, che riusciamo a conoscere, sicuramente realizza al proprio interno un percorso per cui la presenza di una delegazione all'interno di una città e di un territorio comporta sempre una curiosità, una volontà di comprendere il perché delle cose. Per cui c'è chi potrà venire a fare il turista, c'è chi è interessato ad uno scambio commerciale, ad importare anziché esportare, e comunque si avviano dei percorsi virtuosi che possono, come non possono, dare ritorni. Io penso che bisogna investire, che bisogna sapere attendere e bisogna farlo con parsimonia, con oculatezza e nel rispetto delle regole internazionali, che sono quelle di far emergere forte una Sicilia accogliente, calorosa, una città aperta e che è sempre pronta ad abbracciare i propri ospiti.